Buongiorno a tutti, oggi faremo la pasta con il polpo o i polipetti, come li volete chiamare. Sono dei pachini, sale, prezzemolo fresco, vino per sfumare, un goccino d'olio e polipetti decongelati. Procediamo con affettare cipolla. Direi che meno di metà va più che bene. Apriamo uno spicchio d'aglio. E tagliamo in quattro i nostri pachini. Puliamo anche il nostro polpo. Se li avete già eviscerati, li tagliate a piccoli pezzettini. Più piccolino è tagliato e più risulterà morbido. Ecco fatto, tutti i nostri ingredienti sono pronti. Ora goccino d'olio. Mettiamo a soffriggere l'aglio. Quando è soffritto togliamo l'aglio e aggiungiamo la cipolla, così abbiamo fatto insaporire l'olio senza avere la pesantezza dell'aglio. Lasciamo dorare la cipolla. E aggiungiamo i polipetti. Facciamo insaporire bene. Nel frattempo mettiamo l'acqua a bollire per la pasta. Aggiungiamo un pochino d'acqua nella cottura del polpo, se vogliamo sfumiamo con il vino. Lasciamo cucinare quel quarto d'ora. E infine buttiamo i pomodorini. Aggiungo prezzemolo fresco tagliato a coltello. Lasciamo cucinare qualche altro minutino. Buttiamo la pasta. Lasciamo leggermente indietro di cottura. Mettiamo un po' di acqua di cottura anche nel sughetto, che poi mantecheremo alla fine. Facciamo saltare in padella finché non farà una sorta di cremina. Si può dire che il piatto è terminato qui.
Vi ringrazio per la visione, vi auguro buon appetito e ci vediamo alla prossima video ricetta.